Ciao da Luci! Dopo tanto tempo ho deciso di farvi vedere il progetto della maglia Irlanda Top Down. Questa l'avevo realizzata l'anno scorso, me l'avete chiesta veramente in tanti, e ho deciso di farla ora perché si adatta bene sia per essere così, quindi con la spallina stretta e bella lunga ma estiva, ma si presta molto bene anche per realizzarla con la manica lunga, quindi per la mezza stagione. Quindi ho deciso di farvela vedere con la manica lunga, visto che io ce l'ho già così, e se voi volete farla così potete tranquillamente poi fermarvi e non fare le maniche. Io non ricordo che filato avevo usato, era di Merceria Italia Artisan, ma l'ho usato l'anno scorso e non mi ricordo in questo momento che filato è. Comunque, noi lo realizzeremo con un altro filato. Il filato con cui andremo a realizzare il nostro progetto è il filato fiocco. Allora, io ne ho decisamente molti gomitoli, a fine lavoro vi dirò quanti ne useremo. Ogni gomitolo, ve lo dico subito, da 50 grammi è di 125 metri, è un 100% cotone, veramente molto bello. Io ho deciso di usare questo colore, che è il color 7637, quindi un azzurro molto 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 deciso. Quindi partiamo subito col progetto. Vi dico, prima di partire ovviamente, che userò un uncinetto del numero 4, le forbici per poi tagliare le nostre codine e null'altro. Se avete un metro, ecco, giusto per prendervi le misure, ma sappiate che non è obbligatorio, perché i lavori top down potete tranquillamente realizzarli provandoli su voi stessi. Quindi quello è il bello del lavoro top down. La partenza va bene per ogni taglia, ovviamente se non usate un filato diverso e quindi diventa molto più piccolo. Comunque, una volta che passa la testa e decidete che la scollatura vi piace, per aumentare la taglia basta solo fare più giri di lavorazione prima di arrivare allo scalfo manica. Quindi andate tranquille. Se volete già partire avvantaggiate, quindi se siete una taglia forte, vi consiglio, invece di fare la scollatura quadrata, farla rettangolare, così già verrà più largo il lavoro. Ora sigla e partiamo. Partiremo con fare delle asole. Io ho deciso che farò la scollatura quadrata, quindi 10 asole per il davanti, 10 asole per le spalle, 10 asole per il dietro e 10 per l'altra spalla, sono 40. In tutto 44 asole, perché le 4 asole in più saranno i nostri angoli, quindi il raglan. Partiamo subito col fare le nostre asole. Allora, voi sapete come si fanno le asole perché io parto spesso con le stesse, però vi faccio rivedere. Allora, facciamo una, due, tre, quattro catenelle. In questo caso avvolgo il filo due volte sull'uncinetto, entro nella prima e faccio una doppia maglia alta. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2. Ora, dove dobbiamo andare a rinfilarci? Rifacciamo 4 catenelle, 2, 3 e 4. Filo due volte sull'uncinetto e naturalmente andiamo a infilarci nella chiusura della maglia precedente, quindi proprio qui, vedete dove abbiamo chiuso le due maglie, e prendiamo tutte e due le costine. Quindi usciamo da queste qui, dopodiché esco da 2, esco da 2,
esco da due e abbiamo la nostra seconda asola. Ora vedete, sono queste le due asoline dove dobbiamo infilarci quando chiudiamo l'occhiello. Ve lo faccio rivedere. Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto e proprio qui dove vi ho fatto vedere prima ci infiliamo. Quindi estraiamo il filo, abbiamo 4 asole sull'uncinetto, usciamo da 2 asole alla volta. 2, 2, 2. E siamo a 3 asole. Continuiamo così fino ad averne 44. Io proseguo. E dopo che ne avrò fatte 44, vi dirò quanto misurano, così avrete anche la misura e potrete decidere appunto se usate un filato diverso, se vi servono più o meno asole. Io quindi vado avanti e ci vediamo quando avrò realizzato le mie 44 asole. Ecco qui la mia catenella iniziale, chiamiamola catenella perché in realtà non è una catenella, sono asole. Misura 95 centimetri. Io voglio una scollatura ampia. Sappiate che non c'è multiplo, l'importante è che abbiate le 4 asole per gli angoli. Quindi se non volete farne 10 perché vi sembra troppo larga, potete farne 7. Quindi 7, 14, 21 più ovviamente le 4. Se ne volete fare, che ne so, 5, 5, 10, 15, 20 più le 4. Quindi non avete assolutamente nessun obbligo di fare la mia stessa catenella. Ora proseguiamo in questo modo. Teniamo dritta la nostra catena fatta di asole, tutta bella dritta, in modo che non ci ritroviamo poi con il dietro per il davanti e viceversa. Facciamo in modo che il filo sia esterno e ci infiliamo nella prima asola fatta come se fosse una catenella. Ora facciamo una maglia bassissima e abbiamo chiuso il nostro cerchio. Una volta chiuso il nostro cerchio, andiamo a fare il nostro primo metà angolo. Quindi ci alziamo con 2 catenelle, rientriamo nella nostra asola e facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Come primo passaggio, dopo l'angolo, facciamo sempre solo 2 maglie alte. 1 e 2, altrimenti ci verrà un po' troppo grosso il foro. Ora andiamo a lavorare in 10 asole, quindi la prima maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, la seconda maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, la terza maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, la quarta maglia bassa e così via. Quindi 1, 2, 3 catenelle, siamo nella quinta. 1, 2, 3 catenelle e siamo nella nella sesta. Comunque possiamo sempre contarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 catenelle, settima. 1, 2, 3 catenelle, ottava. 1, 2, 3 catenelle, nona. 1, 2, 3 catenelle e siamo nella decima. Ora facciamo solo 2 catenelle, 1 e 2. Entriamo nella prossima asola e facciamo l'angolo, quindi filo sull'uncinetto, 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e nello stesso occhiello
tre maglie alte. Una, due e tre. E abbiamo fatto il nostro primo raglan o angolo. Allora, noi procederemo in questo modo fino ad avere i nostri quattro lati, ok? Quindi adesso lavoreremo altre 10 catenelle, l'undicesima sarà il raglan, altre 10 catenelle, l'undicesima sarà il raglan e poi chiuderemo insieme il primo angolo, dopodiché il lavoro sarà veramente semplice. Siamo arrivati alle ultime 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, entriamo nella asola e facciamo la maglia bassa, ora solo 2 catenelle, appoggiamo il lavoro e facciamo in modo che sia dritto, perché potrebbe essersi girato, quindi lo mettiamo in modo che sia dritto il nostro lavoro, ecco qui. Una volta che abbiamo capito che il lavoro è dritto, possiamo entrare nella asola dove ho già fatto le prime 3 maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte. Praticamente useremo l'angolo del granny, del punto granny. Quindi voi sapete già che sono 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle. Allora, scusate. Sì, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Io vado in confusione. Allora, per non chiudere con le catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo sulla prima maglia effettiva, quindi ignoriamo sempre le 2 catenelle iniziali, sulla prima maglia effettiva e facciamo una maglia alta. Ora il lavoro sarà sempre lo stesso. Praticamente andremo avanti a fare angolo su angolo e catenelle su catenelle. Come vedete il mio è molto ampio, a me piacciono i colli ampi. Se a voi non piace così ampio oppure cambiate il filato e vi viene più stretto, potete variare, ripeto, il numero di asoline che fate, perché non ha un multiplo. L'unica cosa è avere le 4 asole per gli angoli. Poi se qui sono 10, se sono 7, se sono 6, se sono 5, se per una bimba potrebbero anche essere 3, per esempio, l'importante è appunto avere le 4 asole in più per i 4 angoli. Quindi ricominciamo il giro e sarà sempre così fino allo scalfo manica. Quindi vi faccio vedere di nuovo come si inizia il giro. Quindi 2 catenelle per alzarci. Ora andiamo a fare le 3 maglie alte all'interno dell'angolo. 1, 2, 3 maglie alte, 2 sole catenelle. Quando usciamo ed entriamo dall'angolo le catenelle saranno solo 2. Quindi entriamo nel prossimo foro e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, prossimo foro maglia bassa. 3 catenelle, prossimo foro maglia bassa. 3 catenelle, prossimo foro maglia bassa. E così fino al prossimo angolo. Arrivate al prossimo angolo, 2 sole catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, nello stesso angolo ancora 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle per uscire dall'angolo, andiamo nel prossimo foro con una maglia bassa e ricominciamo così. Allora, vi sembrerà, anzi non vi sembrerà, è proprio così, gli angoli sporgeranno un pochino, non importa se gli angoli vi daranno l'impressione di essere più alti, devono essere più alti perché
stiamo aumentando. Quando poi andiamo a chiudere, l'angolo non si vedrà più, cioè non si vedrà più l'altezza dell'angolo. L'alternativa sarebbe farlo con le maglie basse, ma a me con le maglie basse non piaceva più di tanto, quindi ho optato comunque per le maglie alte. Quindi vedrete molto sporgere gli angoli, ma una volta chiuso, vi faccio vedere il lavoro originale. Come vedete nel lavoro originale, gli angoli, anche se sono fatti a maglia alta, non daranno fastidio visivamente, anzi ci aiuteranno ad allargare la nostra maglia. Quindi non vi preoccupate se all'inizio vi sporgeranno tantissimo gli angoli, poi con l'andare della lavorazione e chiudendo non si vedrà assolutamente nulla, quindi non vi preoccupate, è così che deve andare. Procediamo, vi faccio vedere di nuovo la chiusura del giro, quindi faccio gli altri lati, faccio gli altri angoli e vi faccio rivedere la chiusura del giro. Dopodiché dovrete andare avanti così per almeno, tenete, calcolate sempre l'angolo, quindi partiamo da qua, più o meno 17-18 centimetri. Tenete presente che la maglia a catenella, quindi la maglia rete d'Irlanda, si allunga e si allarga a seconda dell'indosso, perché vedete è molto molto morbida, si adatta molto bene alle forme, quindi non vi preoccupate. 17-18 centimetri, se volete proprio l'altezza della spalla ve la misuro subito. L'altezza della spalla è di, vediamo qua, 28 centimetri, quindi vi verrà il doppio, ma non vi preoccupate perché poi se volete fare la manica farò delle diminuzioni, quindi non vi preoccupate. Io qua sono stata molto giù, potete tranquillamente provarla e decidere quando chiudere, quindi non dovete fare per forza i miei stessi giri. Potete tranquillamente chiudere quando vedete che vi arriva giusta sotto l'ascella e poi possiamo comunque aggiungere delle asole laterali per allargare la maglia. Quindi proseguo col lavoro e ci vediamo alla chiusura del prossimo giro. Eccoci di nuovo arrivati alla fine del giro, quindi che cosa facciamo? Solo 2 catenelle, 1 e 2. Ed ora filo sull'uncinetto e andiamo a fare le 3 maglie alte finali. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, andiamo a fare la maglia alta nella prima maglia delle 3 iniziali. Ora vi faccio vedere meglio. Vedete? Abbiamo caricato il nostro filo, queste sono le due catenelle iniziali che noi ignoreremo. Questa è la prima maglia alta effettiva, quindi noi andiamo a infilarci sotto l'asolina della prima maglia alta effettiva. Filo sull'uncinetto, usciamo e facciamo la maglia alta. Perché questo? Perché noi siamo già al centro del nostro angolo, quindi non vedremo mai la giuntura della lavorazione, quindi si vedrà sempre nello stesso modo. Procediamo così, quindi, con questa lavorazione fino allo scalfo manica e poi ci ritroveremo per chiudere appunto gli scalfi e vedere come proseguire, perché io poi proseguo direttamente a spirale in modo da non avere giunture in nessun posto, quindi né sul lato né sull'angolo né da nessuna parte. Io continuerò a spirale, vi assicuro che non si vedrà nulla, non avrete giunture, non avrete niente e la maglia sarà perfetta. Andiamo avanti quindi per raggiungere i nostri 18 cm di scalfo manica e ci vediamo lì per continuare insieme. Eccoci arrivati a questo punto, quindi abbiamo fatto un po' di giri. A voi sembra che sia storto, in realtà non è storto. Adesso vi do la misura di quanto deve essere lo scalfo manica, lo prendiamo lateralmente,
così da capire bene. Io l'ho provato e a me va bene, è di 21 centimetri, vedete? Quindi 21 centimetri, esattamente come l'originale. E a questo punto possiamo unire il davanti con il dietro ed andare a lavorare in circolare, ma a spirale, non più con la chiusura giro, così che non abbiamo nessuna giuntura. Dopodiché faremo le rifiniture del collo, faremo un bordo, perché questo non sarà manica corta come l'altro, ma manica lunga, quindi sarà comunque una cosa da mettere per la mezza stagione oppure per le serate estive un po' freschine. Quindi iniziamo col chiudere il nostro lavoro. A questo punto io decido di aggiungere due asole sotto l'ascella, quindi nella chiusura dello scalfo, e facciamo in questo modo. Quindi, come abbiamo fatto all'inizio, 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nell'intersezione della chiusura dell'ultima maglia, come vi ho fatto vedere all'inizio, esco da 2, esco da 2, esco da 2, nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, così, esco da 2, esco da 2, esco da 2, ok? Ora abbiamo le nostre asole. Ora cosa faccio? Entro direttamente in quest'angolo con una maglia bassissima, quindi ho unito le due parti, ovviamente facendo due asoline sotto l'ascella, in modo da allargare leggermente la mia maglia, perché queste mi faranno comunque da larghezza. Ora non ci resta che partire con le catenelle, quindi io mi porto, sono già al centro dell'asola, faccio 1, 2, 3 catenelle, vado nel prossimo foro e chiudo la mia maglia, 1, 2, 3, prossimo foro, chiudo la mia maglia, 1, 2, 3, prossimo foro, chiudo la mia maglia, 1, 2, 3, e così via fino al prossimo angolo. Poi vi farò vedere come si continua anche a spirale. Io finisco questo lato, arrivo al prossimo angolo che facciamo insieme e poi vi faccio vedere come si lavora a spirale. Sono arrivata all'altro angolo, quindi faccio le mie 3 catenelle, entro nell'angolo e come dall'altra parte devo fare le due asoline, quindi 1, 2, 3, 4, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro dove ho chiuso la maglia precedente e faccio la mia prima asola, faccio la seconda, 1, 2, 3, 4, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella chiusura della maglia precedente e faccio la mia seconda asola. Dopodiché prendo l'altro lato del lavoro, eccolo qui, ci entro con una maglia bassissima in modo da congiungere anche la chiusura di questa manica. Ora 3 catenelle e continuo per questo lato come fatto per l'altro. Siamo giunti alla fine del giro e lavoreremo in questo modo. Allora, noi abbiamo ancora un angolo, vedete? Qua c'è il buchino dell'angolo, io mi sono fermata in quello prima. Vedete che questo è l'angolo dal quale abbiamo chiuso la manica. Quindi faccio le mie prime 3 catenelle e le chiudo nell'angolo, 3 catenelle e mi chiudo nella prima asolina, 3 catenelle e mi chiudo nella seconda asolina, 3 catenelle e mi chiudo nell'altro angolo, 3 catenelle e proseguo nella prossima asolina, vedete questa qui che sorpassa l'angolo, 3 catenelle e di nuovo nella prossima asolina. Quindi andremo avanti sempre così a lavorare asolina su asolina, 1, 2, 3,
si è creata l'asolina dalle catenelle e noi ci lavoriamo sopra e andiamo avanti così. Come vedete, noi adesso stiamo continuando in circolare senza mai fermarci. Vi faccio vedere comunque l'altro lato e poi si continuerà sempre nello stesso modo. Come vedete, sono arrivata all'altro angolo, che è il primo che abbiamo realizzato. Quindi noi adesso andremo avanti a lavorare a spirale. Ora, sempre 3 catenelle, entriamo nella prima asola, che era quella di chiusura, vi ricordate? Perché poi avevamo fatto le due asoline. 1, 2, 3 catenelle, entriamo nell'asolina. 1, 2, 3 catenelle, entriamo nella prossima asolina. 1, 2, 3 catenelle, entriamo in quella che era l'angolo di chiusura. Quindi entriamo nell'angolo, dopo non lo avremo più. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro. 1, 2, 3 catenelle, prossimo foro. E andremo avanti così a lavorare tutta la nostra maglia. Non c'è più inizio, non c'è più fine. Ora faccio ancora qualche giro e vi faccio vedere come sta crescendo. Ecco qua la nostra lavorazione. Noi adesso dobbiamo andare ad allungare quello che è il busto. Ovviamente dipenderà da voi poi l'altezza del busto, perché io ho deciso che, a differenza della maglia estiva, questa sarà a manica lunga, di conseguenza avrà un bordo sopra, delle maniche con le bordature, e a fine busto avrà anche la chiusura costa 1 a 1. Quindi voglio che sia proprio un vero e proprio maglioncino, anche se lavorato a rete. Comunque vedete che la rete rimane abbastanza stretta, non si allarga più di tanto, perché l'ho fatta di solo 3 catenelle in modo che rimanesse un po' più coprente. Quindi procediamo con lavorare in circolare tutto il nostro lavoro. Vi dico quant'è adesso la mia larghezza con tanto di aggiunte laterali. Allora, io sono arrivata a 50 centimetri, che in realtà di circonferenza sono 100, è la mia misura standard. Io di solito ottengo sempre una circonferenza di 100 centimetri, perché voglio che mi sia bella morbida. Se voi la volete stretta, potrete chiudere senza aumentare le asoline, quindi vi chiuderete direttamente nell'angolo, andrete avanti a fare le catenelle tranquillamente, senza nessun problema. Quindi io adesso procedo con l'allungamento della maglia, vi farò vedere come si faranno bordo del collo e bordo del busto, quindi della maglia vera e propria, e poi insieme faremo le maniche. Una volta arrivata alla lunghezza che desidero, e vi dico anche quant'è, presa dal collo al fondo della maglia, quindi dal collo al fondo sono 47 centimetri. A questo punto posso iniziare il mio bordo. Sfrutto anche l'occasione per farvi vedere come si uniscono i fili. Allora, io prendo il filo attaccato alla maglia, eccolo qui, il filo del gomitolo, eccolo qui, faccio semplicemente questo, vedete, faccio passare il filo sotto e faccio un nodino. Ora scorro un po' in sul nodino, questo è il filo della maglia, lo faccio passare sotto il filo del gomitolo. In questo modo, vedete, tiro. Ora mi basterà tirarli uno contro l'altro, magari stiamo attenti che non rimangano in mezzo le codine, perché sennò fanno spessore. Vedete, in questo modo io posso tirare quanto voglio che non succede nulla. Tiro bene le codine, perché le codine sono quelle che fanno spessore. Ora io posso andare tranquillamente a tagliare il filo vicino al nodo, perché non si scioglierà assolutamente, quindi il nodo sarà pressoché invisibile. Guardate, posso tirare e
il nodo non si scioglie. Se poi faccio anche un pochino così, si appiattisce anche un pochino. Comunque il nodo quasi non si vede. Ora siamo arrivati alla fine del lavoro. Allora, torno indietro di uno perché dobbiamo, ecco, essere proprio alla metà precisa. Cosa faccio? Allora, entro nel prossimo foro, faccio una maglia bassissima e non una maglia bassa, quindi già sono bassissima. Mi alzo con 2 catenelle, vedete? Rientro nello stesso foro e faccio 2 maglie alte, una e due. Prossimo foro, 2 maglie alte. Già avviene un restringimento perché le catenelle sono 3, mentre le maglie alte che io sto facendo sono 2. Quindi proseguo così. 2 maglie alte in ogni foro del punto rete di Irlanda. Guardate, veramente semplicissimo. Vi faccio vedere un po' più da vicino, quindi vedete, entriamo nel foro 2 volte, prossimo foro 2 maglie, vedete, così da vicino si vede meglio, prossimo foro 2 maglie. E così via. Eccomi arrivata alla fine del giro. Allora, ho fatto già le mie 2 maglie alte nel foro prima della chiusura. Ora semplicemente mi vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta. Quindi in questo modo entro nella prima maglia alta, quindi ignorando le 2 catenelle, come al solito. Sapete che le 2 catenelle a noi non servono in realtà. Quindi ora iniziamo a fare la maglia a rilievo 1 a 1. Quindi ci alziamo con sole 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nella prossima maglia andiamo a prenderla a rilievo davanti. Così. La successiva a rilievo dietro. Il primo giro potrà sembrarvi un po' scomodo, ma poi vedrete che sarà tutto più semplice. Quindi rilievo davanti, la prossima rilievo dietro, rilievo davanti, la prossima rilievo dietro. Ora non mi soffermo più di tanto sul rilievo perché penso che voi lo sappiate già fare. Comunque, se non dovesse essere così, adesso ve lo faccio vedere bene. Quindi filo sull'uncinetto, passiamo dietro alla maglia, quindi l'asticella della maglia deve rimanere sul davanti dell'uncinetto, dopodiché concludiamo la maglia alta. Invece il rilievo dietro è semplicemente passo da dietro, la stanghetta della maglia rimane sul retro dell'uncinetto, entro nel prossimo buco, prendo il mio filo e faccio la mia maglia. Ora deciderete voi di quanto fare alto il bordo, perché è una vostra scelta. Io penso che farò un 4 barra 5 giri. Allora, tenete conto che i giri si contano anche dalla prima maglia, quindi il giro tutto di maglia alta già si conta, perché vedete, diventa, come noi lo lavoriamo a rilievo, si sposta anche il primo giro, quello che non era a rilievo, quindi semplicemente a maglia alta, e li conteremo così, quindi 1, 2 e ne andrò a fare altri 4 per un totale di 6. Quindi io proseguo col mio bordo e poi ci vediamo per le maniche. Ecco qui come sarà il nostro bordo. Come vedete, va a stringere leggermente la maglia, come giusto che sia, ogni bordo.
Se voi invece volete che rimanga più largo, vi basterà fare 3 maglie all'interno delle catenelle invece che 2. Io invece voglio che venga il classico maglioncino col bordo stretto. Vi dico quanti giri ho fatto: 1, 2, 3, 4, 5, 6 in totale. Stessa cosa ho fatto per il collo. Quindi ho infilato 2 maglie per ogni catenella, esattamente come il collo, come il bordo inferiore, e questo è quello che è venuto. Ovviamente devo ancora nascondere le codine. Vedete, il collo è diventato rotondo e anche molto più stretto di quanto lo era prima. Ora vi faccio vedere come ci si attacca alle maniche. Quindi l'attaccatura delle maniche la faremo esattamente nello stesso modo, perché comunque, come vedete, sono catenelle, quindi ci agganceremo nello stesso modo. Come vedete, una manica io l'ho già fatta, vedete, viene molto molto bene, ma fa il riccio sotto, cosa che a me piace moltissimo nei maglioni. Ovviamente io il polsino l'ho fatto mettendo una sola maglia in ogni archetto. Se voi volete il polsino più grande, potete alternare 2 maglie, una maglia, 2 maglie, una maglia, in modo da avere poi il polsino un pelo più largo. Io l'ho voluto stretto perché a me piace così. Come vedete, la manica è molto molto bella vista così, quindi è proprio un classico maglioncino, anche se è punto rete d'Irlanda, è proprio il classico maglioncino. Ora andiamo a fare la seconda manica. Vi faccio vedere come ci si aggancia. Allora, prendiamo il nostro filo. Una volta infilato il cappietto, andiamo ad individuare il centro, quindi il sotto ascella. Io mi aggancio sempre lì, perché l'aggancio si vede meno, però lavorando a spirale potreste attaccarvi dove volete. Quindi entriamo in una delle catenelle, e quindi in uno degli archetti, e facciamo già le nostre 1, 2, 3 catenelle. Entriamo nel prossimo archetto. Attenzione, il prossimo archetto è l'angolo, quindi ci agganciamo con una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, superiamo l'angolo e c'è un altro archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, prossimo archetto e così via. Mi raccomando, dove ci sono gli angoli, calcoliamo la destra e la sinistra dell'angolo come archetto. Quindi io proseguo per tutto il giro e poi vi faccio vedere come si continua a spirale. Siamo arrivati in prossimità della chiusura. Vi faccio vedere bene. Vedete? Qui c'è l'angolo, quello che noi abbiamo chiuso, e prima c'è un archetto. Quindi facciamo le 3 catenelle. Entriamo nell'archetto prima, 3 catenelle. Entriamo dopo le 3 maglie alte. Anche se è piccolino, noi lo consideriamo archetto. Quindi ecco qua, vedete? Perché altrimenti poi non vi tornano il numero di archetti rispetto all'altra manica. Ora andiamo a chiudere a spirale. 1, 2, 3 ed entro nel prossimo foro. 1, 2, 3. E invece di entrare in questo archetto, vedete che noi qua siamo partiti, abbiamo già la maglia bassa, ci agganciamo all'archetto superiore. Quindi in questo modo noi abbiamo praticamente scavallato una maglia. Questo filo, la codina, non tagliatela perché ci serve per contare i giri, perché l'apertura e la chiusura a giro verrà fatta sempre in prossimità del filo iniziale. Quindi quando voi arriverete in fondo per contare i giri, dovrete contare gli archetti che avete dove parte il filo. Quindi
metterete proprio il dito negli archetti. Adesso vi faccio vedere con l'altra manica. Come vedete, io di qua ho tenuto il filo perché? Perché vado a contare gli archetti, ovviamente a due, quindi 1, 2, ovviamente ci sarebbe il terzo, ma noi li contiamo saltando un giro, tanto dall'altra parte li conteremo nello stesso modo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Contate sempre l'archetto, vedete? Io non conto poi il giro dove sfalzano gli archetti, io conto sempre lo stesso, quindi 25 in realtà sono 50 giri, perché noi saltiamo la conta di quelli laterali. Ora infilo la mano così si vede meglio, ecco qua. Io praticamente conto da dove inizia il filo questo archetto e quindi conterò sempre sotto la maglia bassa, quindi 1, 2, 3. Se volete potete anche contare le maglie basse se vi è più comodo, perché sono in linea. Se noi invece contiamo tutti i giri rischiamo di andare di traverso e poi rischiamo di andare in diagonale e perdiamo il conto, quindi poi ci viene una manica più lunga e una manica più corta. Quindi arrivati al termine della manica decidete voi la larghezza che volete ottenere. Per me il polsino io lo volevo stretto e quindi ho fatto solo una maglia alta in ogni archetto per il polsino, mentre se vi ricordate per il bordo avevo fatto 2 maglie alte in ogni archetto. Dipende da voi se lo volete bello largo o se lo volete stretto come il mio, oppure se avete lo volete stretto ma avete un polso più grosso del mio, potete optare appunto per fare in un archetto 2 maglie alte e in un archetto, quindi alternando, una maglia alta e così via. Quindi potete alternare, insomma, potete fare la prova per vedere come vi viene il polso. Io ora proseguo con la manica ancora non fatta, farò direttamente il polsino, perché comunque come si fa il bordo ve l'ho già fatto vedere qui sotto, vi ho dato solo l'input appunto di come stringerlo, quindi ci vedremo quando la maglia sarà finita. Ecco qui la nostra bellissima maglia finita. Guardate, è veramente graziosa e soprattutto non è tanto tanto trasparente. Potete metterla con un lupetto a manica lunga se lo mettete per la mezza stagione. Se invece vorrete usarla nelle sere d'estate, basta una semplice canottiera sotto, oppure se siete al mare anche una fascia, e quindi c'è quel vedo non vedo che però è a manica lunga e vi tiene comunque un po' riparati se c'è vento, se c'è un po' di freschino la sera d'estate. Questo è il maglioncino adatto. Se lo fate in lana, invece, può essere anche un bellissimo maglioncino invernale, ripeto, con sotto una dolce vita o un lupetto a manica lunga. Io spero che vi sia piaciuta. Vi voglio far rivedere anche quella estiva. Questa estiva, come vedete, è fatta nel medesimo modo, ma non ha le rifiniture del collo, non ha le maniche e non ha la rifinitura sul bordo inferiore, quindi potete decidere anche di realizzarla estiva. Io adesso ne ho due, così se voglio portare questa anche in spiaggia la porto tranquillamente, oppure ho la versione serale che è adatta a tenermi anche un po' riparata. Io vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Spero che questo progetto che tanto mi avevate chiesto vi sia piaciuto e spero che il tutorial sia stato comprensibile. Vi invito al prossimo tutorial che sarà una bellissima canottina. Ciao!
estiva, quindi andiamo verso l'estate. Sempre cotone, sempre il fiocco, ho sempre usato il fiocco, Merceria Italia Artisan. Un bacio da Luci, ciao, al prossimo video tutorial, a presto!